Ciao amici FonBlog Italia, bentornati sul nostro canale YouTube. Oggi parliamo di tablet, nello specifico oggi vi porto la recensione del Chewy i9 Pro. Non è un prodotto nuovissimo, ma è un prodotto ancora seguito dall'azienda. Infatti questa è la versione, quella con il red button, e questa volta troviamo al suo interno l'Helio X27. Scopriamolo insieme. Unboxando il nostro Chewy i9 Pro, troviamo all'interno della confezione un po' di manualistica, lo spillino per il carrellino della doppia SIM, della SIM più espansione di memoria, massimo 128 GB. Ricordo che lo slot è 4G con banda 20, quindi nessun problema con gli operatori italiani nano SIM. Troviamo un cavo USB Type-C, quindi standard abbastanza recente. Finalmente anche i piccoli brand arrivano al Type-C. E dopo abbiamo qui un caricatore, un alimentatore da parete 5V 2A che impiega all'incirca 3 ore per caricare la batteria da 5000 mAh, oltre a una plastica preapplicata di protezione che vi faccio vedere, ragazzi, trattiene tantissimo questa plastica le impronte. Ecco Chewy i9 Pro in tutto il suo splendore, 217,4 mm per 128,9 mm di larghezza, per soli 7,9 mm di spessore. Il dispositivo, ragazzi, è davvero sottile per un peso complessivo di 384 grammi. Frontalmente troviamo un bellissimo schermo da 8.4 pollici, un LCD IPS JDI con risoluzione 2560x1600 pixel, quindi una risoluzione davvero buona, alta densità 359 pixel per pollice. Sulla parte posteriore troviamo una bella scocca in lega di alluminio che ne conferisce una solidità inaspettata su questa tipologia di prodotti. Lo speaker di sistema, ahimè, in una posizione non felicissima e non di una grandissima qualità, ma comunque è più che sufficiente per la nostra multimedialità. Abbiamo il volume rocker, il tastino di accensione e spegnimento on off zigrinato rosso, molto bello, accattivante. Troviamo sulla parte superiore invece tutto il resto, una porta Type-C, un jack da 3,5 e abbiamo il carrellino per le dual SIM 4G o una SIM nano SIM 4G e un'espansione di memoria al massimo di 128 GB. Troviamo posteriormente una camera con autofocus da 8 megapixel, buono, appena sufficiente per i nostri social network, e abbiamo qui una frontalmente la capsula speaker che, devo dire, per le telefonate mi ha sorpreso, si riesce a telefonare in modo davvero impeccabile, e abbiamo qui una 5 megapixel appena sufficiente, diciamo, per le nostre videochiamate. A muovere il tutto, una sorpresa: invece del solito X20 della prima edizione, l'X23 della seconda edizione, perché il Chewy i9 Pro è stato rieditato con diverse con processori differenti, questa volta è il turno dell'Helio X27, quindi un decacore 2.31, ragazzi, GHz, affiancato dalla Mali T880 MP4 come scheda video. Abbiamo qui 3 GB di memoria RAM, 32 GB di memoria interna, per fortuna, ragazzi, espandibile, e devo dire che sono rimasto sorpreso di trovare un processore più potente che va comunque a correggere i baghettini dei processori precedenti, ossia un surriscaldamento eccessivo durante un utilizzo anche abbastanza leggero che non ho trovato su questa versione, e non ho trovato neanche un battery drain decisamente impegnativo, perché sono riuscito tranquillamente a totalizzare 5 ore 30 di display con uso misto Wi-Fi 4G. Ecco qui, andiamo a scorrere ancora un pochettino di specifiche. Abbiamo Android 8.0, quindi non recentissimo. Come sensoristica troviamo la prossimità e l'accelerometro, perché manca il sensore di luminosità.
c'è anche l'OTG, un Wi-Fi dual band, un Bluetooth 4.0 e anche al suo interno troviamo un ottimo GPS. In interfaccia abbiamo Android 8.0, praticamente stock, il classico stock, motorizzato MediaTek, ma devo dire sufficientemente fluido. Non troviamo tante personalizzazioni, ma abbastanza basilare. Abbiamo il DuraSpeed per limitare le nostre applicazioni che si attivano in standby, e troviamo che mi è piaciuto molto il MiraVision per poter andare un pochettino qui a tarare le nostre impostazioni sulle colorazioni di questo bellissimo display. Io comunque l'ho lasciato così a livello, ragazzi, base, perché si muove decisamente bene. Vi faccio vedere anche la versione del nostro sistema operativo, patch 5 ottobre 2018, quindi un pochettino anzianotte. La versione di Android è la 8.0 e abbiamo l'ultima release software del 26 dicembre 2018. Concentriamoci sul bellissimo display con una risoluzione 1600x2560, davvero, ragazzi, risolutissimo. Vi faccio vedere un pochettino anche così i nostri colori da IPS virano un pochettino andando a inclinare il dispositivo, ma vi posso assicurare che si vedono bene, soprattutto per la fascia di prezzo. Il pannello è un pochettino riflettente, magari all'esterno con troppa luce del sole sparata su si può andare a creare un pochettino di riflessi. Belli colori del nostro pannello, guardiamo anche un pochettino così come scorrono, e intanto vi dico che i punti di tocco di questo pannello, ragazzi, si fermano solamente a 5. Nessun problema con i nostri social network. Facebook gira bene, Instagram va decisamente meglio, quindi nessun problema. Guardate, anche nello scorrere, nel caricare le nostre pagine, non mi ha dato alcun inghippo. Anche la navigazione web, ragazzi, è davvero appagante con questo display, quindi uso da divano decisamente piacevole. Navigazione web sia sotto rete wifi che sotto rete 4G, ragazzi, fluida. Multimedialità davvero promossa, va bene su YouTube, va bene su Amazon Prime Video, nessun problema con Spotify. Non mi è piaciuto tanto lo speakerino posto qui sulla parte posteriore, che però è comodo quando andiamo a giocare, così non andiamo a coprire, ragazzi, il nostro speaker, perché lui ovviamente è rivolto qui verso l'alto. Comunque ora vi faccio scorrere qualche clip. Semplifico io. O io, magari. Zia Maggie! Zia Maggie! La possibilità di poter inserire una SIM, navigare come potete vedere in 4G, e devo dire che in chiamata questo tablet o questo telefono da 8.4 pollici mi ha stupito. Le chiamate si sentono bene, ci sente bene anche il nostro interlocutore, anche se è un pochettino scomodo magari tenerlo così in una mano. Quindi se volete telefonarci, consiglio un bel paio di cuffiette o Bluetooth o cablate, perché c'è il jack da 3,5, o tranquillamente usare il viva voce. Ti ricordiamo che la chiamata è gratuita se chiami da rete Iliad.
se chiami da altra rete, potrai essere soggetto alle tariffe applicate dal tuo operatore. Luce sguardo al comparto fotografico, 8 megapixel posteriormente, 5 frontalmente. La lente per fortuna è dotata di, guardate, di autofocus, lo scatto è veloce, ma è appena sufficiente, diciamo, in buone condizioni di luce per mettere qualcosina sui nostri social network. Vi faccio vedere un pochettino la fotografia, guardate, non è decisamente male, insomma, un fascia bassa della serie cinesona, tra virgolette. Registra video posteriormente a full HD a 30 frame al secondo, video se ci muoviamo troppo un pochettino tremolanti, ma è buona la cattura dell'audio. Invece frontalmente vi faccio vedere, abbiamo una 5 megapixel dai colori un pochettino smorti. Amici, siamo giunti alle conclusioni di questa recensione, si è capito, il Chewy i9 Pro mi è piaciuto, lui risulta scattante in ogni situazione, anche nel gaming a livelli medi, non a livelli troppo alti di dettagli. Buona la portabilità, leggero, 8.4 pollici per l'uso da divano, ragazzi, è praticamente, secondo me, il polliciaggio perfetto. Lo devo ammettere, Chewy con questo prodotto ha davvero colto nel segno. Io, ragazzi, posso consigliarvelo senza troppi problemi a un prezzo davvero basso che trovate linkato qui in descrizione. Infatti è possibile trovarlo sia sullo store ufficiale di Chewy su AliExpress ad un prezzo molto contenuto, sia su Amazon Italia, Banggood e ovviamente Gearbest. Tutti i link li trovate in descrizione a questo, ragazzi, a questo video. Vi ricordo di venirmi a trovare su tutte le mie pagine e profili social, di seguire, di lasciare un bel pollicione in su qualora il video vi fosse piaciuto, di ovviamente seguire anche i miei canali partner China Deals e Max Recensioni. Io vi saluto, ragazzi, grazie per il vostro tempo e ciao.